Bentrovati a questa nuova puntata di Stai Sereno. Ci occuperemo di fantasmi, o meglio di entità inspiegabili, soprannaturali, e lo faremo grazie ad un esperto dell'EPAS, un'associazione che si approccia in modo scientifico, ci hanno detto, al fenomeno paranormale. Ma voi credete in entità paranormali? Credete sostanzialmente nei fantasmi? Andrea Berardinelli ed io ve lo chiederemo, e poi ascolteremo un esperto, un componente dell'EPAS, che ci dirà anche delle varie incursioni che l'EPAS ha fatto in alcuni castelli della nostra regione, come ad esempio nella fortezza di Civitella del Tronto, oppure a Sant'Omero, nei castelli dell'Aquila. Buongiorno. Lei crede nei fantasmi? Io sono cristiano, c'è un solo fantasma, è il Padre Eterno praticamente, non è questione... È lui che ha fatto tutto, noi siamo solamente di passaggio. C'è gente che qui si crede, no? Che hanno messo le radici. Non è questione, perché praticamente siamo solo di passaggio, tutti. Dunque, c'è un paese in Sicilia dove si sta verificando quegli incendi che all'improvviso, capite? Non so da che cosa dipende, perché praticamente pure sono andati studiosi, quello che là. Senta, ci hanno detto che Chieti è la seconda città più esoterica d'Italia. Lei è un po' esoterico? No, non lo so. Ma lei si reputa esoterico? Lei è di Chieti? Sì. Quindi è esoterico? Sì. Io ci credo, perché siamo di Chieti. Perché i chietini, i teatini sono fantasmi? Vediamo la sera che ci sta qua, siamo tutti fantasmi. Si dice Chieti città fantasma. Fantasma, chi ce l'ha fatto fare da fantasma Chieti? Questa è la domanda, punto interrogativo. E chi? E noi che siamo tutti fantasmi, ora ci manca solo che ci mettiamo un lenzuolo sopra e così completiamo l'opera. Ma si dice che Chieti è la seconda città più esoterica d'Italia. Lei è teatino? Puro sangue. Quindi è esoterico puro sangue? Sì, puro sangue, però sono un fantasma di Chieti. Oramai Chieti è un fantasma. Di dove abiti? Abita a Chieti. Che si fa a Chieti? La notte giriamo. Ma lei è pessimista. No, è pessimista. Ma dove dobbiamo andare la sera? Lei dove va la sera, per esempio? Mi vesto da fantasma e vado a casa. Ah, pensavo Torino. Prima è Torino e poi Chieti. Sì, non può essere una caratteristica simpatica per il turismo, per incrementare queste cose, ma per il resto, insomma, la ritengo una sciocchezza. No, anch'io non ci credo ai fantasmi, sono l'ultima cosa che mi fanno paura, assolutamente no. Fanno più paura gli esseri umani, forse? Adesso non voglio dire questo, perché la gente mi piace, ho fiducia anche negli esseri umani, ma ho molto più paura, che ne so, del terremoto, di una bomba d'acqua e di tutte queste altre storie che sono veramente purtroppo reali e a cui andiamo soggetti. Innanzitutto, cos'è l'EPAS? Allora, l'EPAS è l'European Paranormal Activity Society, è una società nata per, diciamo, dall'idea di 4-5 amici, che poi si è evoluta nel tempo e che si è sviluppata più in là, dopo 3 anni, con una vera e propria associazione. Siamo l'unica associazione riconosciuta in quanto tale in Europa, e abbiamo varie sedi sia in Italia sia all'estero e anche in America. Di cosa si occupa l'EPAS? L'EPAS si occupa appunto degli studi dei fenomeni paranormali, e per quanto appunto riguarda tutti quei fenomeni che non sono spiegabili a livello scientifico. Quindi possiamo parlare anche di apparizioni, di poltergeist, di miracoli, perché no? È anche quello un evento paranormale, un fenomeno paranormale. Dopodiché appunto noi ci basiamo su delle strumentazioni scientifiche, termocamere, K2, che sono attrezzature un po' particolari, e su queste facciamo le nostre ricerche, solo e unicamente di notte. Solo e unicamente di notte, e molti pensano ai fantasmi, ma voi siete dei cacciatori, nel senso buono ovviamente, di fantasmi o no?
Allora, noi amiamo definirci ricercatori perché noi non cacciamo nessuno, non abbiamo né la voglia né il potere di cacciare delle entità, è meglio parlare di entità e non di fantasmi perché fantasmi è un po' più letterale come definizione, quindi siamo dei ricercatori, in quanto tale noi appunto vediamo solo e notiamo se ci fossero delle anomalie che di solito si manifestano con degli sbalzi elettromagnetici, nel caso ci dovessero essere, se si possono spiegare a livello scientifico le spieghiamo, altrimenti possiamo fare a meno e quindi ovviamente possiamo tranquillamente definire che c'è qualcosa di paranormale. Queste entità esistono o è solo frutto della nostra fantasia? Allora, molte non dobbiamo cadere nell'inganno perché c'è molta autosuggestione o suggestione, però per la mia esperienza personale posso garantire che certe entità esistono. Esistono e come? Che forma hanno? Che voce hanno, se hanno forma e voce? Certo, allora diciamo che più che una forma di solito si manifestano con delle nebulose oppure con dei vapori, se così si possono chiamare. Voci noi le registriamo attraverso delle voci elettriche, quindi abbiamo delle apparecchiature apposite che registrano queste voci che noi non possiamo percepire di primo acchitto, ma poi attraverso queste attrezzature diciamo le entità, nel caso ci fossero, ci parlano. Ci comunicano quello che vogliono sapere, quello che vogliono dirci. Ecco, voi avete fatto diversi sopralluoghi in Abruzzo, ad esempio a Civitella del Tronto, nella storica fortezza, poi anche Sant'Omero, in alcuni luoghi antichi come il Castello dell'Aquila, ma cosa avete trovato? Allora, diciamo che quando noi siamo stati sia a Civitella del Tronto sia a Sant'Omero abbiamo avuto innanzitutto un'accoglienza molto calorosa e questo diciamo, ci fa ben sperare perché vuol dire che le persone sono interessate a questi fenomeni. A Civitella del Tronto abbiamo avuto un riscontro anche abbastanza diciamo, importante per quanto riguarda proprio un'entità che si è presentata, diciamo, in prossimità del vecchio pozzo, dove negli anni 60 ci fu purtroppo un suicidio, ecco. E lì abbiamo riscontrato un fenomeno paranormale. È tangibile, l'abbiamo anche registrato con delle nostre apparecchiature ed è tutto visibile sul nostro canale YouTube. Per quanto riguarda invece Sant'Omero, è stata più una manifestazione, appunto, è anche una ricerca, una vera e propria indagine, se ci fossero per esempio entità che in quel caso erano licantropi o lupi mannari, come da tradizione, però ecco, in quel caso non abbiamo riscontrato assolutamente nulla, però comunque abbiamo fatto in modo da catturare l'attenzione sulle tradizioni storico-culturali di quel posto. All'Aquila? All'Aquila è ancora in fase di ricerca perché comunque abbiamo fatto dei sopralluoghi fino a poco tempo fa in tutte le rocche e i castelli appunto della provincia dell'Aquila e quindi è in fase ancora di ricerca. Comunque possiamo dire che il territorio abruzzese è un territorio ricco di storia antica per il quale magari qualche sorpresa ce la possono fare. Ma questi spiriti, queste entità, questi fantasmi, anche se lei ha detto non è molto giusto parlare di fantasmi, che cosa dicono e soprattutto perché si manifestano a noi? Vagano per trovare pace, per trovare quiete, per dirci qualcosa? Allora, più che altro non vagano per trovare quiete o per dirci qualcosa, però vagano più che altro perché vogliono manifestare la loro presenza e perché magari ecco, hanno qualcosa ancora in sospeso con il nostro mondo. Mi piace pensare che quando noi, nei casi in cui trovassimo qualche entità, questa entità stessa magari ci voglia comunicare qualcosa di bello, di positivo, magari ecco appunto anche un messaggio, perché no, sia per magari un parente stretto o perché no anche per i presenti. Questo ci è capitato più di una volta. Per esempio, faccio un esempio. Allora, Civitella del Tronto o anche per esempio nella Rocca Maggiore, nella Rocca Minore di Assisi, dove addirittura c'era anche uno scrittore con cui noi collaboriamo, che è Ottavio Adriano Spinelli, che ha scritto anche un libro narrando appunto delle nostre gesta. Il libro si chiama Spectrum, o Ombre Anomale, e io lo consiglio di leggerlo perché comunque è una storia vera. Ma avete registrato la voce di questa entità e che cosa hanno detto?
Allora, a Civitella del Tronto sì, abbiamo registrato la voce, voleva interagire con noi, perché chiaramente di solito queste entità quando si manifestano in modo così importante è perché sono purtroppo decedute in maniera molto violenta. Purtroppo ecco, sappiamo che a Civitella del Tronto c'è stato purtroppo ecco, un suicidio, e questa entità ha voluto comunicare con noi rispondendo a delle nostre domande, voleva effettivamente che noi addirittura potessimo scendere dentro il pozzo per poterci comunicare ancora altro. Poi chiaramente noi non siamo potuti scendere perché ci servono dei permessi particolari, perché noi di solito andiamo chiaramente in questi luoghi con il permesso chiaramente dell'amministrazione comunale, ci sono i carabinieri e anche chiaramente i pompieri, perché nel caso dovessimo avere bisogno di loro, comunque con la loro presenza diciamo, ci sentiamo ancora più sicuri. Prossimi appuntamenti in Abruzzo quali sono? Se avete in programma qualche altro sopralluogo? Certo, allora abbiamo in programma diciamo, quello di nella provincia di Chieti, ci sono paesi dove vorremmo andare e ci metteremo in contatto sicuramente dove per esempio ci sono i castelli, quindi Rocca Scalegna o perché no anche Loreto, anche nella provincia di Pescara, perché magari ecco, la storia teatina è molto molto antica. Ricordiamo che Chieti è la seconda città più esoterica d'Italia con tutta la sua provincia ed è molto più antica di Roma. Diciamo che Chieti è più antica di Roma di 200 anni. Questo significa che il territorio teatino ci può riservare molte, molte ricerche e molte sorprese e perché no magari anche scoprire qualche entità. Voi come agite? Soprattutto quali sono gli strumenti, se di strumenti si può parlare, del mestiere? Lei qui ha questo piccolo aggeggio ma fondamentale, lo possiamo aprire alla telecamera di Andrea Berardinelli? Ecco, ce lo descrivi. Certo, allora io qui ho due attrezzature particolari. Allora, questa è una termocamera, praticamente è una termocamera che registra sia la temperatura esterna dell'ambiente, chiaramente va sotto al buio, e nel caso dovesse rilevare un cambiamento di temperatura repentino attraverso appunto lo schermo LCD va poi a farci notare proprio la sagoma dell'eventuale entità. Dopodiché chiaramente questa è una funziona con delle batterie semplici, però ha una frequenza molto particolare che non va poi a disturbare le onde elettromagnetiche. Dopodiché ho anche un'altra strumentazione che noi usiamo molto, grazie, che noi usiamo molto spesso, che si è visto anche in altre trasmissioni televisive nazionali, che è questo, che è volgarmente chiamato K2, che è un rilevatore di onde elettromagnetiche. Quindi noi accendiamo questo rilevatore, nel caso ci fossero onde elettromagnetiche in un ambiente, derivanti appunto da un'eventuale anomalia, il rilevatore, come in questo caso, viene acceso. Si accende fino a toccare le punte di rosso. Chiaramente quando in un ambiente non sono presenti cellulari o walkie-talkie o altre attrezzature che possono disturbare questo apparecchio e noi notiamo che questo apparecchio si accende, vuol dire che c'è un campo elettromagnetico particolare e quindi molto probabilmente c'è un'entità. Se sei qui con noi, puoi farti vedere, puoi parlare con noi. Fatti sentire. Ecco. Grazie. Bravo, grazie. Possiamo sapere come ti chiami, per favore? Riesci a pronunciare il tuo nome? Provaci. Se non riesci, accendi la luce ancora. Stai pensando che mi butto anch'io? Perché dovrei buttarmi? Vuoi che Alberto si butti? Io sento dei pianti, Anch'io.
Vuoi che Alberto venga via con te? Vuoi che Alberto... Guarda che non ti sto prendendo in giro, eh? Non sono salito qua per prenderti in giro. Volevo solo che tu uscissi e parlassi con noi. Vuoi che scendo? Sì? Sì. Ok. 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 Grazie. In quanti agite ogni volta che fate questi sopralluoghi? Allora, diciamo che andiamo da un minimo di 2 persone, ma anche al massimo di 6, perché diciamo, non, pur essendo tanti, non dobbiamo disturbare le indagini, perché l'indagine è molto delicata. Dobbiamo andare con il massimo rispetto nei confronti sia dell'eventuale entità, ma soprattutto anche del posto che visitiamo. Quindi siamo sempre in 5-6 persone, ci dividiamo in gruppi, chiaramente andiamo a indagare su tutto il, diciamo, il territorio, quindi se per esempio il castello è diviso in 100 metri quadrati, in 200 metri quadrati, dividiamo i metri quadrati a seconda poi del tipo di intervento. Andiamo sempre in 2 minimo, perché chiaramente se succede comunque qualcosa, quindi del tipo se qualcuno anche si dovesse far male, nonostante comunque i DP che noi usiamo, i dispositivi di protezione individuale, comunque c'è sempre un'altra persona che può teoricamente anche chiedere aiuto. Non avete paura? La paura c'è sempre, più che paura è il rispetto ed è il timore dell'entità che magari potrebbe presentarsi, però è anche fame di ricerca. E più che altro c'è molta curiosità, c'è molta, come posso dire, molta passione in quello che facciamo noi, perché è un argomento che comunque in pochi vogliono ancora toccare per paura, per timore magari che si vada a disturbare qualcuno che non voglia. Però noi lo facciamo con il massimo rispetto, non disturbiamo nessuno. Noi siamo dei ricercatori, appunto, più che cacciatori, non ci definiamo cacciatori. L'episodio che più le è rimasto impresso? Due fondamentalmente, che ovviamente dove io sono stato presente, che è la Rocca Minore di Assisi e chiaramente quella di Civitella del Tronto. Ad Assisi appunto abbiamo rilevato una vera e propria entità per il quale appunto lo stesso scrittore, non credendo, ha scritto proprio un libro sulle nostre gesta, perché anche lui è rimasto sorpreso. E, oltre appunto a quella di Civitella, che abbiamo proprio rilevato la presenza materiale di questo giovane, appunto purtroppo morto in disgrazia, suicida, per il quale ho sentito proprio la vera e propria voce di questa entità, cosa molto molto particolare. I nostri sono filmati, ecco, che potete trovare sul nostro canale YouTube, e non sono per nulla falsati. Ci mettiamo la faccia, ci mettiamo le attrezzature, e quindi cioè, se anche gli stessi comuni ci chiamano è perché appunto siamo credibili. Agli scettici o ad associazioni come il CICAP, ad esempio, cosa vuole dire? Allora, noi, vabbè, a parte che col CICAP abbiamo un ottimo rapporto, anche perché abbiamo degli amici nel CICAP. Noi non obblighiamo a credere a nessuno, perché comunque credere o non credere è questione molto molto personale, e quindi non possiamo e non ci avvaliamo della facoltà di obbligare a credere. Ognuno è libero di credere o non credere in certi fenomeni. Però se quello che dico io anche, noi ci poniamo delle domande, dei dubbi, e cerchiamo di dare risposta a queste domande, a questi dubbi. Molti magari non lo fanno perché non lo vogliono fare, quindi ben per loro. L'Abruzzo è una terra misteriosa, una terra esoterica secondo lei o no?
Certo che è esoterica, anche perché ricordiamo appunto che Chieti è la seconda città più esoterica d'Italia dopo Torino, ed essendo comunque tutto l'Abruzzo ricco di storia, dal brigantaggio ai templi romani ancora in passato, dalle guerre, dalle prese di posizione appunto durante il 1300-1400, l'Abruzzo è terra feconda di misteri, di credenze, ma anche di opportunità per chi magari voglia avvicinarsi a questo tipo di attività di ricerca. Voi avete il sito internet, siete anche su YouTube con un canale e una pagina Facebook. Certo, noi abbiamo un sito internet, che potete visitare tranquillamente, appunto basta diciamo andare sulla home dell'EPAS, European Paranormal Activity Society, lì troverete tutte le informazioni, le collaborazioni, e comunque abbiamo anche la nostra pagina Facebook. Ricordiamo che noi siamo il sito diciamo che di ricerca sui fenomeni paranormali più cliccato al mondo, e questo per noi è motivo d'orgoglio, soprattutto perché non ci guadagniamo su certe indagini, lo facciamo solo per passione. E in più abbiamo chiaramente anche la nostra pagina YouTube, sul quale appunto potete vedere proprio tutte le nostre indagini, le nostre ricerche. Crede nei fantasmi? No. Perché? Forse perché non li ho mai visti. In entità paranormali, soprannaturali, che non sia Dio, qui stiamo parlando. No. Quindi non ha paura? No, cioè, posso aver paura, ma non... cioè, la paura c'è sempre, perché c'è sempre quella... Però poi perché ho sempre Dio come punto di riferimento. Perché io abito in una casa dove è morta una signora e penso che la sua anima è rimasta ancora lì. E mi è caduto un fatto che mi sono svegliato una notte e ho fatto come il lupo manaro, perché c'era, secondo me in casa c'era ancora quest'anima che non voleva andare via. Ghosts? Yes. No. Why? Because they're a figment of imagination. No, not reality. Where are you from? I'm from Australia. Chieti è la seconda città più esoterica d'Italia, lo sa? No. Che ne pensi? Non me ne frega niente. Quanti fantasmi sta qua? Tutti i fantasmi sono qui. Fantasmi, donna. Ma le fanno più paura i fantasmi veri o loro fantasmi? Più loro fanno. Perché? Perché quello non lo vedo. Ma lo sai che Chieti è la seconda città più esoterica d'Italia? Dunque, che ha forte rischio geologico sarebbe? Esoterica. Ma io poco ci credo, insomma. No, insomma. Ma. Lei è esoterico? No. Io sono cristiano. E da Chieti, città esoterica, come ci ha detto Massimiliano, concludiamo la nostra puntata di Stai Sereno. A tutti voi grazie, naturalmente state sereni e arrivederci. You have